Radio Vaticana, siamo con Giuseppe Brescia, Presidente della Commissione Affari Costituzionali, che ha votato il testo base sulla proposta di legge sul conflitto di interessi. Allora, ho sentito, diciamo, che a un certo punto si sono alzati un po' i toni. È una proposta di legge un po', diciamo, che farebbe uscire dal Parlamento tante categorie professionali. Non è assolutamente così. Questo è quello che hanno sostenuto i colleghi di opposizione, che a mio avviso hanno usato strumentalmente delle argomentazioni, perché chi legge attentamente il testo si può rendere facilmente conto che non è precluso l'accesso alla politica a nessuno. Semplicemente si prevedono delle misure preventive per evitare che ci siano conflitti di interesse. Quindi si dice a determinate categorie che svolgono dei ruoli già molto importanti all'interno della società che prima di potersi candidare a fare il parlamentare o addirittura ad accedere a cariche di governo, devono risolvere questo conflitto di interessi. Si è fatto l'esempio del direttore del giornale. Nessuno vuole vietare a un direttore di giornale di fare politica. Semplicemente si dice che prima di potersi candidare, 6 mesi prima, quando uno decide di candidarsi ed entrare a fare politica, si deve dimettere da direttore di giornale, perché ci sono in caso di elezioni anticipate? È stato anche detto dalla collega Baldino all'interno della discussione, si prevede una deroga in caso di elezioni anticipate, proprio perché non c'è nessun interesse punitivo, c'è la volontà di evitare che dei poteri importanti per la nostra Repubblica si sovrappongano. Allora, il discorso vale anche per gli avvocati, per i commercialisti, per i dirigenti d'azienda? Sì, ci sono tutta una serie di professioni. Quello che si dice, soprattutto per le cariche di governo, questo, è che nel momento in cui si svolge, si diventa sottosegretario, si diventa viceministro, si diventa ministro, si deve fare solo ed esclusivamente quello. Ma questo a tutela dell'interesse pubblico. Noi non pensiamo che sia possibile che chi svolge una carica di governo importante possa continuare a svolgere la propria professione. Non lo riteniamo serio. Anche per i deputati? I deputati dovranno attenersi ad un altro regime, cioè un regime di incompatibilità per i deputati, incandidabilità, e quindi anche loro dovranno prevedere, anche per loro sono previste delle limitazioni. Allora, la deroga per in caso di elezioni anticipate che cosa prevede? Cioè, prevede che ci sono le elezioni, tu ti puoi candidare, non scatta, diciamo, il termine, però entro un determinato termine dall'inizio della legislatura devi abbandonare qualcosa. No, è previsto semplicemente che se ci dovesse essere ci dovessero essere elezioni anticipate, quel principio non può essere rispettato, e quindi per tutelare il fatto e garantire che tutti possano partecipare alla vita politica, in quello specifico caso non c'è da rispettare. Italia Viva, mi sembra, e l'EU sono uscite prima, mi sembra. Italia Viva ha dichiarato di non voler partecipare alla votazione, il collega di l'EU non c'era, quindi non ha dichiarato. Perché ho visto che è andato via prima, però no, mentre... Penso che dovesse partecipare alla conferenza. Era andato in capigruppo, ok. Ma chiedevo, l'ho visto andare via, quindi chiedevo un chiarimento. Grazie a Giuseppe Brescia, grazie.